Intervista speciale Luca Rosiello. Siamo qua assistendo alla finalissima della Spring Cup. Luca, Io ho giocato malissimo, dalle 10 alle 30. Noi di febbre, giovedì mi sento tremare le gambe. No, però la prima partita dopo la febbre, cioè sono poco spostato. Ho capito. Mi sento le gambe pesantissime, infatti ho giocato male, però. Ho toccato un pallone, poi Rosiello ha fatto le palle. Abbiamo preso tre traverse. Due traverse, due palle abbiamo preso. Poi Rosiello è bravo. È fortissimo, certo. Bravo, quel Cassese che ci tiene. Siamo al tempo, che sarà? 18esimo? 5 minuti alla fine. 5 minuti alla fine, allora riprendiamo tutti. Sergio, quanto manca? 7 minuti, è all'ultima situazione. No, beh, allora. Ok, allora riprendiamo tutti. Riprendiamo gli ultimi minuti della finalissima Spring Cup. Lina Rock, Sampdoria. Ale. Le due squadre che sono arrivate in finale, si può dire che sono anche le più forti del torneo. Presenze di lusso, Rosiello a bordo campo, non lo fanno giocare. Mi hanno escluso perché ho fatto troppe assenze, no? Troppa febbre. Guardate Abate che ci tiene! Cambio, vai Luca, entra. 3 minuti alla fine. Alessio Amato. Stefano, Luca, ti ricordo che chi sta fuori non batte il calcio di rigore. Ah, ok. Ah, no, cioè, Bruno, pure tu, Chi sta fuori non batte il calcio di rigore. Se dovesse andare ai rigori, ok? Ok. Mamma mia! Sfiora l'incrocio, Rosiello! C'è un toro pazzo in campo, c'è tutto. Con l'assurdo, con un numero che non si capisce che cos'è. Mariano Menico, fallo brutto, c'è il cartellino. Un fine partita pieno di cartellini. Massaggitto. Vediamo Abate, Carlo, 29 gol nel campionato. Direttamente sulla barriera. Ultimo minuto. Corporente di Vito su Cavallo che anticipa Parlanti, ma Castro davvero difensore forse, ma mai se segnavano. Diciamo che i ragazzi vogliono i calci di rigore, si è capito. Oh, marca a me. Di Vito, forse un piccolo gioco di gamba tesa di Cola Surdo. Parlanti, Abate, l'emozione. Gli ultimi secondi di gioco, ma Di Vito dimostra di essere un ottimo difensore. Ultima azione. Mariano Menichini anticipa. Rosiello, contropiede, forse l'ultima azione. Ultima azione della Sampdoria. Non fa uscire la palla, fa continuare. C'è il triplo, triplice fischio. Calcio di rigore. Sampdoria, Lina, calcio di rigore. Andiamo ad Abate. Carlo. Esterna le tue emozioni. Calcio di rigore, finalissima, no. Spin cup. Non abbiamo meritato, devo dire la verità. No. Va bene, è sempre una finale. Vince il cuore, non vince mai, di solito è la più brava. Speriamo. Vediamo tra alla fine, ne riparliamo, vabbè. Corponente, appena ricevuto una dichiarazione di Abate che non meritavano i rigori. No. Fair play, questo è ottimo. Fair play, bella partita. Però si sa che il calcio
può dare anche belle e brutte sorprese. Speriamo. Non conta alcune volte la bravura, ma conta molto anche la fortuna, possiamo dire. Vabbè. In bocca al lupo per i calci di rigore, vi lascio per la preparazione psicologica. Diamo anche gli assistenti, i preparatori atletici che intervengono a centrocampo per massaggiare il giocatore. Bruno si concentra, parla da solo, parla con il ragazzo immagine. Posso stare in campo? Chiudiamo il collegamento e riprendiamo tra un minuto i calci di rigore. Ok.